Partita di cartello allo stadio dei Marsi, Avezzano per la seconda volta in 7 giorni di fronte al proprio pubblico. Il San Marino di Filippo Medria a caccia di riscatto dopo l'ennesimo passo falso allo stadium. Non comincia però nel migliore dei modi. 2 minuti e l'Avezzano impone il dazio casalingo. D'Eramo sulla sinistra domestica e premia la sovrapposizione di Lombardo, mancino di precisione del terzino di Siracusa che, come con la recanatese, pennella per Dos Santos che la piazza a incrociare nell'angolino dove fall non può arrivare. 1-0, sono 20 le reti del brasiliano in questo campionato. Comincia in salita la gara del San Marino. Ancora pericolosi biancoverdi al nono, e Dos Santos cerca Persi al centrocampista, è perfetto nell'inserimento ma non riesce ad agganciare la sfera e l'azione sfuma. Reazione San Marino al 12esimo, calcio di punizione dai 30 metri in appello a calciare, palla alta di poco. Al 19esimo il primo cambio obbligato per Medri, dopo uno scontro di gioco si fa male Bugaro. Al suo posto il numero 20 Guidi. Fa paura il San Marino al minuto 21, Lombardi coi pugni ci mette una pezza. 24esimo triangolo tra D'Eramo e Cerone, l'esterno riceve a tu per tu col portiere, fall, anticipa D'Eramo. Dos Santos sulla ribattuta, di prima intenzione non calibra il tiro. Il raddoppio arriva alla mezz'ora, azione corale, Dos per Besana che vede l'inserimento di D'Eramo, taglio raso terra, conclusione facile facile del classe 99 che fa 2-0 e torna al gol dopo 13 giornate. Il solito Cerone un minuto dopo ci prova dalla lunga distanza con fall fuori dai pali, si rifugia in corner il portiere biancazzurro. Sfuma sul possesso palla avezzanese il primo tempo, doppio passivo all'intervallo, squadre a rifiatare per 15 minuti. Sarà il San Marino a battezzare la ripresa. 8° minuto Guidi prova la botta a scavalcare Lombardi, sfera sul fondo. Innocua al 15° la conclusione dalla distanza, sempre di Guidi, Lombardi senza problemi. Decisamente più pericoloso Ceccarelli un minuto dopo, si libera bene in area avversaria e conclude con rasoterra troppo centrale. Il portiere di casa è ben piazzato. Nappello al 24esimo si riprova in occasione di un calcio piazzato, si rifugia in corner la retroguardia di casa. Cambio al 25esimo, fuori Federico Cerone, dentro Lorenzo Di Curzio. Il neo entrato prova subito a scaldare il destro, impresa diretta fall. Un minuto più tardi è Dos Santos ad andare vicino al 3-0, ancora fall a dire di no. Sostituzioni anche per il San Marino, Medri rivoluziona l'11, fuori Longobardi, Conti, Tamagnini e Guidi, in campo Bardeggia, Evaristi, Moretti e Rasa. Al minuto 32 esce Michael D'Eramo, al suo posto Marco Acatullo. Al 37esimo sul rasoterra al veleno di Nappello si rifugia in corner Lombardi, spazio a Bisegna nel finale, standing ovation per Matheus Dos Santos. Si giocheranno 4 minuti di recupero, c'è spazio anche per Michele Priorelli, fuori Saverio Pellecchia. Prestazione atletica da centometrista di Di Curzio nel recupero che lascia dietro di sé gli avversari e trafigge fall. Il direttore di gara però dice che la posizione di partenza era irregolare e allora il triplice fischio sarà 2-0 Avezzano. Altra partita senza incassare gol, altra partita strappata all'avversaria, altri 3 punti e altro risultato positivo ad allungare la striscia record. Sono 15 le gare utili consecutive della banda di Giampaolo. Terzo posto in cassaforte ed ora l'ultima trasferta, quella di Pineto. Poi sole 90 minuti col Matelica. Mister, sulle prestazioni del San Marino in trasferta parlano ampiamente i numeri. Oggi non è andata benissimo. Si può dire che avete regalato un tempo? Pesa sicuramente la rete dopo 2 minuti di gioco. Sì, hai analizzato bene. Secondo me il primo tempo siamo stati pochi in partita. Poi, come dicevo ai tuoi colleghi, sono partite che vengono equilibrate dove l'episodio può decidere un match. Noi purtroppo dopo 2 minuti abbiamo subito un gol e questo magari ci ha ulteriormente complicato magari la nostra partita, però e nel primo tempo sicuramente non siamo stati brillanti. Il secondo tempo secondo me abbiamo fatto una buona partita tenendo bene il campo, abbiamo avuto un ottimo palleggio, non siamo stati bravi nella finalizzazione, ma le azioni da gol di tutta la partita io credo che da ambo le parti non siano tantissime. L'Avezzano le due che le ha capitalizzate, che ha avuto le ha capitalizzate ed è stato più bravo di noi. Dispiace perché noi proviamo a stare attaccati il più possibile alla zona playoff, abbiamo ancora 2 partite e cercheremo di fare bottino pieno nelle prossime 2 partite per vedere di poter rientrare dentro ai playoff. Mister, ormai sembrano sempre le stesse interviste, solo che ogni volta aggiungiamo un numero in più al numero dei risultati utili consecutivi, siamo arrivati a 15. Sì, grandissimo risultato, grandissime prestazioni, penso che l'Avezzano in questo campionato abbia avuto un equilibrio costante e in crescendo. Sono molto contento perché la squadra ha raggiunto un obiettivo fondamentale, importantissimo, perché se lo meritano.
all'inizio forse nessuno ci dava per una squadra a rivelazione a questo punto, e invece grazie la professionalità, la disponibilità dei ragazzi che non hanno mai mollato. Io li ho avuti per 8 mesi, ho visto ogni volta un allenamento sempre con la grandissima intensità, grandissima voglia di apprendere. Di conseguenza è stato un premio che ci prendiamo con grande soddisfazione, e va dato merito a tutti, alla squadra, alla società, al direttore, ai collaboratori. E adesso mancano ancora 2 partite, siamo dentro i playoff, per arrivare terzi bisogna fare un punto, ma noi non molliamo niente. Per finire vorrei chiederle proprio 2 parole su Matheu dos Santos, perché oggi fa doppia cifra tonda, si può dire? Raggiunge 20 gol e non è poco, insomma. Sì, dos Santos ha fatto 20 gol, è tantissimo. So che il presidente a 20 gol gli ha dato un premio, per cui speriamo che non si fermi in queste 2 partite. È un giocatore che in Serie D fa la differenza, è un giocatore che lì davanti, se gli capita la palla, fa gol. Oggi ha fatto un grandissimo gol, ne poteva fare un altro, ne poteva fare molti di più, però se hai un giocatore che ti garantisce 20 gol, giustamente ti porta tanti punti a casa.